Allora, Valzania, una vittoria fondamentale contro un avversario tutt'altro che facile, soprattutto per cancellare quella beffa grande così di Pesaro. Sì, penso sia stata una vittoria molto importante per il nostro cammino, perché non era facile a livello mentale, soprattutto, riprendere magari una sconfitta avvenuta in un certo modo. E quindi penso che questa vittoria, anche se, ripeto, a volte non importa come sia avvenuta, se magari può essere stata sofferta per certi tratti o meno. È stata molto molto importante perché ci ha magari liberato mentalmente che poteva avvenire un piccolo, non crollo mentale, però magari sai, ti può lasciare qualche scoria, qualche... Comunque siamo una squadra giovane, quindi sai, questi piccoli intoppi a volte possono accadere. Invece siete stati bravi a soffrire quando c'è stato da soffrire, a giocare quando è stato da giocare, portarla avanti e poi trovare il gol e magari... C'era anche la possibilità di fare il secondo o il terzo gol, poi ci si mette sempre di mezzo qualcuno, però. Luca, nella seconda parte del secondo tempo una variante al tuo repertorio, quello di fare il metodista davanti alla difesa, una bella novità. Dico, dai, ogni tanto mi è capitato di farlo, ovviamente sempre in esigenza, quindi magari vado a limitare qualche mia caratteristica, però è un ruolo che riesco a ricoprire, quindi... In eventualità sempre di bisogno che il mister pensa che possa fare quel ruolo, io sono a disposizione di tutti. A proposito di gamba, abbiamo visto un paio di accelerazioni che ci hanno ricordato il Balzania del primo Pescara. Adesso inizio a sentirmi bene, quindi ovviamente anche i risultati sono sempre da una mano perché siamo una squadra che all'interno di una partita gioca. Quindi non siamo solo a rincorrere o altro, ma invece l'aggressione forte, il recupero palla alto, il avere la palla comunque buone percentuali sempre noi, mi hanno aiutato a rimettermi subito in forma. Ti chiedo sull'Arezzo, una partita che forse rispetto al Sestri potrebbe esaltare di più le vostre caratteristiche, vista la qualità dell'Arezzo che sicuramente non riuscirà a giocare. Può essere che, diciamo che le squadre che si chiudono, si mettono lì ad aspettarti, sono sempre quelle più complicate da affrontare, perché o cerchi magari di sbloccarle subito, come hai trovato magari a Lucca, e quindi dopo può essere tutto in discesa, altrimenti non è mai facile sbloccare, comunque sia trovare il gol, perché loro si chiudono e quindi risultano sempre più complicate. Le gare che magari con l'Arezzo così sono anche magari da una parte più belle perché sfronteggiarti con squadre che non hanno paura fa vedere realmente anche chi è più forte, quindi sono belle anche da affrontare. Ti chiedo due cose, Luca, per chiudere. La prima, se torniamo all'estate e rivediamo oggi quella scelta che hai fatto da 1 a 10, quanto sei contento? 100 probabilmente la rifarei, ma perché per tanti motivi. Ovviamente, come ho già detto, il discorso di squadra che siamo primi in classifica aiuta tanto anche a livello mentale. Però sono contento di come ho reagito agli ultimi 2 anni, ho cercato di metterli da parte. Mi sono buttato dentro sia questa categoria, comunque questa esperienza e devo solo a livello personale devo solo continuare a fare quello che sto facendo in campo, aiutare i miei compagni in quello che posso. E basta, quindi ripeto, sono davvero contento di essere qua e la rifarei. L'ultima e chiudiamo, Luca. Hai una pagina di quaderno per descrivermi Silvio Baldini. Fallo in 30 secondi e dimmi se quel sogno chiamato Serie B ci mette la firma giù, Luca Valzania, nel senso è il nostro obiettivo. Forse non bastano 30 secondi, ma perché ha tante sfaccettature, mister. Però è una persona che dice quello che pensa. Sempre, ce lo dice in faccia per il nostro bene, quindi questo a mio avviso è raro trovarlo in questo mondo e io per esperienza personale la vedo come qualcosa di guadagnato, perché ti aiuta a crescere, ti aiuta a migliorare nel tempo. Quindi se noi siamo lì è anche merito di queste piccole cose che ci aiutano perché stiamo crescendo partita dopo partita. Serie B l'obiettivo. Certo, sempre.